Ma sì, esatto, è stata una partita sofferta, a tratti emozionante, a tratti anche giocata in maniera egregia. Forse dopo il gol che abbiamo fatto ci siamo un po' abbassati e abbiamo concesso qualcosina in più al Palermo, che comunque è fatto di giocatori con grosse individualità. E lì abbiamo concesso qualcosina e infatti hanno pareggiato. Però al di là di quegli episodi, chiaramente sicuramente per colpa nostra, però c'è stata una grande reazione che è stata veramente da applausi. Io poi quando sono uscito che hanno trovato il 3-2, cioè da fuori vedevo una squadra diversa, ecco, sotto l'aspetto motivazionale di determinazione che non si vedeva da un po'. Questa è stata un po' la vittoria di tutti, dell'ambiente nostra, dello staff, di tutti, del presidente, di tutta Pescara. Speriamo che questa vittoria ci dia, ecco, questo slancio che possa essere determinante per questo finale di stagione. Cristiano, che sapore ha questo primo gol segnato con la maglia del Pescara? Si Beh, è stato un momento. paga anche di qualche delusione. No, 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 io vado sempre avanti, io sono un positivo di mio, quindi volevo essere utile a questa squadra fin dall'inizio. Questo gol mi dà un'enorme gioia personale, ma non era niente se non avessi vinto stasera. Quindi per me conta più una vittoria del genere che il gol personale. Ovviamente un po' di soddisfazione ce l'ho perché non è che segno abbastanza, quindi quando faccio gol mi sono contento. Allora, raccontaci un po', Cristiano, dal punto di vista dell'emozione quando è arrivato quel cross dalla destra e mandato il pallone alle spalle di Pomini, cosa hai provato? Ma ti ripeto, un'azione che si sviluppava da destra con questo modulo, spesso e volentieri i quinti possono anche andare a il quinto posto può andare a chiudere un ipotetico cross dalla parte opposta e ci ho creduto. Balzano ha messo una grande palla e io devo dire che ci ho creduto, quello lo posso dire. Poi Risultanza. l'impatto, beh, risultanza, ti dico, sono stato pure troppo buono. Di solito poi mi sono venuti addosso, quindi mi hanno frenato, però non lo so, potevo fare di meglio. Cosa aveva detto Cristiano Pillon nell'intervallo? Perché nella ripresa si è visto un Pescara diverso, era arrabbiato, ma allo stesso tempo vi ha motivato, credo, perché dopo quel primo tempo era difficile fare peggio. Ripeto, io sì, il primo tempo abbiamo sofferto, ma più per un atteggiamento forse nostro, però non era facile. Abbiamo trovato il vantaggio, fino a quel momento stavamo comunque giocando pure bene, alti, poi ci siamo un po' abbassati e ecco, forse possiamo, dobbiamo cambiare un po' questa cosa mentale e andare a prenderli più alti e andare a provare a giocare nella loro metà campo. Non l'abbiamo fatto, concedendo un po' di libertà a giocatori come Moreo, Puskas, insomma, giocatori di categoria a mio avviso anche superiore, è chiaro che abbiamo rischiato. Senti Cristiano, prima di lasciarti che sei Memuscia in postazione, ti voglio chiedere una cosa. Sebastiani aveva detto a suo tempo per gente come Campagnaro e Del Grosso, basta uno sguardo, una stretta di mano e firmano a vita con noi. Insomma, oggi ti sei conquistato una bella parte di rinnovo. Sì, Ma dai, ti farebbe piacere. sì, io col presidente c'ho un ottimo rapporto, a me veramente basterebbe una stretta di mano, non è quello il problema. Io sono convintissimo di poter ancora dare tanto, soprattutto qui a casa mia. Poi vedremo, sarei contentissimo, certo.